Per esempio, noi non avremmo mai i nomi di tutte le persone che sono state bruciate sui roghi, torturate, massacrate, insultate, però il loro sentire, il loro intuire ci sta attorno, per cui io non saprò mai dire, ricordo Tizio Caio quella volta che subì l'umiliazione da parte del prete, ma quell'umiliazione non è fuori dalla vita, ma ci sta attorno. Cioè, ogni volta che vediamo un prete, ogni volta che mette in ginocchio qualcuno, quell'umiliazione pesa ancora. Ed è un'accusa, un'accusa che viene fatta a ogni cattolico. Perché io dico che ogni cattolico è un assassino? Non solo per il discorso della partecipazione morale, cioè chi esalta l'assassino è corresponsabile morale dell'esaltazione dell'assassino, tanto per essere chiari. Ma perché è responsabile di riprodurre tutte quelle cause, tutti quegli elementi fondamentali che portano a generare l'assassino. Che dopo lui non lo faccia perché le condizioni sociali non glielo permettono, questo è un altro discorso. Però lui rinnova la minaccia sugli uomini, che magari è la semplice invettiva, è la punizione di Dio, sarà quello in questo momento, ma dopo diventa più Sì, sostanziale. no, ma difatti poi. Pronto? Pronto? Sì? Ciao, sono Ciao! Claudio. Claudio, vero? Sì! Sì, sono Cesarini. Ciao, beh. Senti, madre dice così, mi ero putea, avevo raccontato ancora di mia mamma che era Sì. credente e tutto, e da quella volta che mi ha fatto a messa perché è morta pagana, gli ha detto, ecco, mi da allora. Quando che vedo un vescovo, un cardinale, vedo che ha gente, mi viene qualcosa dentro di rigetto. Ed è passato tantissimi anni, proprio un rigetto proprio. Certo. Ed è proprio vero che ne resta dentro. Sì, resta Sì. dentro, sì. Sì. Un rigetto. Una cosa proprio che mi viene perfino, non so cosa, insomma, quando che vedo, anche per televisione, se vedo il Papa al balcone, proprio non, mi viene questo rigetto che non riesco a sopportare. E ora le cose che ti resta dentro per sempre. Sì, ti restano per sempre. Sono incancellabili? Ese cosa incancellabile. Sì, esatto. Appartengono alla tua, sono la tua vita, sono parte della tua vita. Dopo gli dice, ma perché ti ieri putea qua, ma non credo, ma non so, mica subito un shock tremendo a quel tempo, perché vedere a mamma che ti portava in chiesa, che ti ha fatto fare la prima comunione, era, a quel tempo, pensate, al tempo del fascismo, Sì. se non ti andavi. E dopo questi qua che si permette a 32 anni di dire morta, mi non sapevo neanche cosa che voleva dire pagano. ma lo usavano in maniera diversa, sai. Esatto, Io usava con una cosa, con una parola di disprezzo, una roba come che fosse del diavolo, è il diavolo. infatti, noi ci chiamiamo pagani proprio per dire questo disprezzo è una cosa viva. Per noi è una cosa che appartiene a noi, quel disprezzo. E mi, quel disprezzo che io riga dimostra, mi ho ancora dentro di me. E Sì. vada che io ho trasmesso senza fare anche ai fiori. Hai fatto bene. Adesso capito. Va Sì. bene, non dico altro tu. Grazie. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao, grazie. E il problema è che non solo l'amica Cesarina, ma milioni di persone sono state umiliate. Qual è la differenza, per esempio, fra chi ricorda l'umiliazione e chi invece la cancella? È la sua coscienza. Cioè, la sua capacità di determinare se stesso davanti alla vita. Cioè, se io tento di fare delle cose, di costruirmi, di lavorare, e qualcuno me lo impedisce, posso dire sì, va bene, me lo impedio, ma in fondo non è grave, oppure dire no, quella è un'azione da vermi, questa è una brutta azione, un'azione cattiva. Questa presa di coscienza della mia importanza, cioè è importante quello che io faccio perché quello mi costruisce, bene, si chiama coscienza in pratica, cioè la persona è cosciente che quello che fa sia importante, che un disgraziato gliel'ha impedito di fare delle cose per i suoi interessi. Per cui ciò che determina il fatto che la Cesarina ricorda un fatto,
dalle persone che invece tentano di cancellare quei fatti, nonostante ci siano comunque stati, è una questione di coscienza. Una volta si parlava di coscienza di classe, coscienza di... e prendere atto della vita. No, ma infatti molte volte se ti parla con delle persone dice ma io non posso fare perché ho subito, visto questo, ho dovuto accettare, sono stata colpita, mi è successo questo. Benissimo, dico, però hai già avuto di partenza. Riesci a percepire, a concepire, a visualizzare e focalizzare una cosa. Il fatto tu stesso che tu dici ho subito questo, benissimo, ma non devi morire nel fatto che hai subito. Ne prendi visione, e lo entra nel tuo bagaglio, ma devi anche elaborarlo. Cioè nel senso, per quanto tu cosa abbia subito di negativo o tu abbia fatto di negativo, il fatto stesso che tu ne abbia la dimensione, la percezione, riesci a quantificarlo, a limitarlo e a descriverlo e a fissarlo con dei punti, è un punto di partenza. A questo punto non sei più schiavo, non devi perciò continuare a vivere con quella memoria, devi partire da quella memoria, da quell'esperienza, per cercare di costruire una realtà in maniera differente da quello che hai subito, da quello che hai visto o da quello che hai costruito. Di conseguenza non si è schiavi di quello che si è subito. Se si vuole rimanere schiavi, si rimarrà schiavi. Di conseguenza anche chi crea delle situazioni di errore e se ne rende conto e riesce a rettificare la propria esistenza, il proprio modo comportamento, la propria esistenza, da quello può costruire, non è condannato come il peccato originale. Cioè, nel senso, i cristiani dicono questo proprio perché sanno che non hanno nessuna possibilità di dare alle persone la capacità di realizzarsi, di essere, di divenire, di affermarsi, di vivere. E invece noi diciamo, qualsiasi cosa tu abbia subito o abbia fatto, hai sempre la possibilità, partendo dalla conoscenza, dalla presa di visione, dal fatto che tu la riesci a localizzare, a piazzare e dimensionare in qualsiasi maniera, da quel punto di partenza puoi cominciare a costruire. La puoi anche rimuovere, perché nel momento in cui stesso, cioè nel senso che non peserà più nella tua vita, sarà un ricordo della tua vita, sarà un'esperienza della tua vita, ma non sarà più il fatto che distrugge la tua esistenza. C'è una cosa che i cristiani hanno paura, della nostra presenza, altrimenti non organizzerebbero la mafia, tanto per essere chiari, cioè non organizzerebbero l'attività mafiosa se non fosse così. È che c'è un aspetto del concordato che è sempre stato volutamente ignorato, e cioè il concordato determina per i cristiani la possibilità di mantenere la loro fede, no? Cioè di mantenere le loro pratiche purché sia nell'ambito della fede. Ora, che necessità c'è di fare una legge apposita, una legge a parte, per dire tu puoi mantenere le tue pratiche purché siano nell'ambito della fede? Per fare un concordato significa che le pratiche cristiane erano in opposizione e sono in opposizione a quelle che è il dettato sociale, il dettato costituzionale. Oltre ad essere in opposizione alla vita. Alla vita, sì. Oltre a... no. Praticamente mettere in ginocchio bambini, costringerli a pregare, è un reato gravissimo. Perché? Perché significa non riconoscere nel bambino un soggetto di diritto costituzionale. Per cui è un reato gravissimo. Ora, i cristiani hanno sempre eliminato questo modo di vedere le cose. Cioè, il concordato dice praticamente, voi cristiani potete mettere in ginocchio i bambini purché sia nell'ambito della fede. Cosa dice lo Stato? Tu, cristiano, puoi commettere un delitto e io mi impegno a non perseguitarti. Attenzione! Però non significa che quel delitto non sia un'infamia, non significa che quel delitto non sia commesso, significa che lo Stato si prende il diritto col concordato di non perseguire quel delitto. Ma il delitto è rimane. Commesso. Sì, rimane. Sia chiaro questo. Cioè il concordato è lo Stato che dice io non ti punisco per il delitto che tu commetti. Questo è il motivo del concordato. E questo ai cristiani hanno paura, perché con la nostra presenza, con i nostri discorsi, con il nostro facendo prendere coscienza di quello che è la vita e quello che è il cristianesimo, loro si stanno facendo la cacca nelle mutandine. E i cristiani che si fanno la cacca nelle mutandine aumentano i roghi. Non possono fare i roghi, perché questo delitto lo Stato dovrebbe perseguirlo per forza. Esatto. Però lavorano a livello mafioso. Dico, tu non puoi esprimere il tuo pensiero. Cioè tu non devi esprimere, cioè, una volta mettevano le ferraglie alla bocca per impedirgli a quelli che bruciavano di parlare, rendetevi conto,
le parole, il pensiero ai cristiani fa paura. Perché? Perché il loro Dio è vuoto, il loro Dio è solo un vigliacco davanti al quale mettere in ginocchio i bambini. Ma mentre mettono in ginocchio i bambini, distruggono il sistema sociale. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, sono quei bambini che non hanno più la capacità di sapere le loro azioni dove porteranno. Oggi buttano i sassi, domani fanno gli aguzzini nei campi di sterminio. La stessa cosa. Questo è il meccanismo cristiano. Per cui quello che noi stiamo facendo è anche il tentativo di salvare questo sistema sociale. Cioè, ricordatevelo questo, noi stiamo battendo, siamo l'ultima barriera fra l'orrore e la vita. Sì, ma guarda. Purtroppo io credevo, io adesso ho aperto internet, no Francesco? Io pensavo che ci fossero molte persone che facessero le stesse cose nostre. Oh, siamo soli, prendiamone atto, cioè, siamo quattro matti, quattro idioti a tenere la diga fra l'orrore e la vita. Cazzo. Se no, ma quello che, cioè, il discorso poi non si valuta sul discorso, sai, perché esistono delle persone che sono più avanti nei tempi, sono delle persone che appartengono a un futuro che deve ancora venire, e di conseguenza noi vediamo quello che gli altri ancora quello non nostro, vedono. Certo. Noi siamo delle avanguardie. C'è chi è destino che sia arretrato, c'è chi è destino che non camminerà mai come un cristiano, c'è chi è un destino come un papa che potrà solo affacciarsi alla finestra. Speriamo che sia il suo, quello che determina lui come destino. Esatto, sì, ma il suo destino è quello di affacciarsi solo alla finestra. Solo per vomitare parole su chi gli è sotto. E noi abbiamo la possibilità di vedere cosa sarà il nostro futuro e abbiamo la possibilità di percorrere le strade che ci portano a questo futuro. E quello che è il nostro futuro sarà quello che noi costruiremo, perché noi abbiamo una grande libertà. Logicamente, sai, forse qualcuno direbbe siamo i figli prematuri di un tempo che deve ancora venire. È una definizione poetica, è bella, ma anche questo. Cioè, può esistere anche questo. Poi, sai, esiste sempre un inizio. E l'inizio non è mai di massa, appartiene sempre alla capacità di pochi. Le singole persone. Cioè, nel senso che non esistono le cose che non avvengono perché c'è qualcuno che apre dei varchi. D'altronde, quelli che vanno all'assalto sono sempre pochi. Una volta che hai creato la breccia, diamo una piccola notizia. Il 20 settembre del 1870 la breccia di Porta Pia. I bersaglieri entrano e impongono fine al potere temporale del Papa. Il 1870, bene, non è lontano, sono 129 anni. Benissimo, il 20 settembre del 1999 il presidente della Banca d'Italia, Fazio, partecipa a una messa in memoria dei martiri papalini morti durante l'assalto alla Porta Pia. Cioè, rendete conto cosa arrivano? Cioè, nel senso che il presidente della Banca d'Italia, Fazio, un cattolico, fanno una messa per i martiri di papalini di Porta Pia. Cioè, dentro una chiesa arrivano a questo. Cioè, nel senso che anche una conquista storica, territoriale, la liberazione di Roma, viene vista come un sopruso contro il Vaticano, contro un potere che non è un potere, che non ha neanche, cioè, non è nulla, ed è che è solo la distruzione. Eppure abbiamo gente come il presidente della Banca d'Italia, Fazio, che fa questo. Poi non meravigliamoci che quando abbiamo presidente della Banca d'Italia che vanno a queste messe ci sia qualche politico che pensa bene di distruggere qualcos'altro, perché quello che va alla messa per i martiri papalini che hanno difeso il Papa a Porta Pia, dopo, d'altronde, l'importante è che torni il potere del Papa. Se poi la gente non ha più servizi sociali, è secondario, ci pensa il Papa, vi salva l'anima. Se poi voi morite di malattia, non importa. Avete la salvezza eterna. Se poi voi non avete più nulla, non importa. Il paradiso è per i poveri. Sicuramente andrete in paradiso, l'importante è che siete poveri. Cioè, queste cose dovete pensarle. Non dovete pensare che sia un'illusione o che sia una menzogna. È così che si ragiona. Perché a loro vi vogliono solo dare l'eternità e la salvezza. Perciò, nel momento in cui vi pongono in povertà, vi pongono la condizione di essere bisognosi dell'aiuto di Dio e dell'amore di Dio, e di conseguenza sarete ben felici. Perciò, logicamente, se loro potessero farebbero anche i monumenti agli eroici papalini che difesero Porta Pia dall'assalto dei bersaglieri italiani. Logicamente quei soldi non so dove andrebbero a prenderli. Sarebbero ben contenti, penso che comunque non chiederebbero 8 per 1000, chiederebbe che qualcun altro, come per il giubileo, si prendesse a carico le cose.
Ecco, questo... Gorbaciov ha voluto la funzione religiosa per sua moglie. Penso... Un comunista marxista... Ma non so se fosse un comunista marxista veramente... Beh, veramente sì. Non so se fosse un marxista-leninista Gorbaciov, io ho sempre avuto dei dubbi, comunque sono affari suoi, cioè lui può aderire a qualsiasi religione, a qualsiasi cosa, ciò non significa che ciò a cui lui aderisce sia giusto, o sia una roba. Io quello che ho visto di Gorbaciov è la grande miseria a cui è giunta l'Unione Sovietica, per carità, gli stragoni dicono che le cose dovevano andare così. A me personalmente fa male al cuore, però è una questione di scelte, sì, purtroppo no, ma... con gli stragoni qualche volta non sono d'accordo. Io vorrei chiedere a questa ascoltatrice fa, cosa cambia nella sua esistenza che Gorbaciov abbia scelto il culto religioso? Cosa significa che abbia chiamato un pope, un prete per fare qualcosa? Cosa cambia della sua esistenza, del suo sentire, del suo essere? Cosa può cambiare? Assolutamente niente. Può soltanto ripetere una notizia da pappagallo chiamando la nostra trasmissione e dire che un altro ha fatto un gesto di sottomissione. E lei cosa dice? Guarda che l'altro si è sottomesso davanti a Dio. Nel momento in cui gli è morta sua moglie, non ha avuto più il coraggio di riorganizzare la sua esistenza, di vivere, di capire a cosa servisse la morte, e si è sottomesso. E io non penso niente, io sono solo capace di far da pappagallo. Io ho sentito che Gorbaciov ha chiesto il funerale religioso per sua moglie, e io ve lo riferisco. Volta, e tu cosa ci dici? Fai un sei un pappagallo. Ogni volta che un ateo, un mangiapreti, eccetera, no? Prima di morire chiaramente gli ritorna il condizionamento educazionale e chiama il prete e viene scritto sui giornali, perché la sua distruzione, cioè la distruzione di quello che lui pensava, serve a livello di propaganda. Vabbè, anche lui è stato sconfitto. Io non dico che le persone non vengano sconfitte dal loro condizionamento educazionale. Sì, ma è una sua sconfitta che a noi non ci porta assolutamente. Ciao! Volevo chiedervi, no, voi altri, il vostro rito pagano, se una religione? Sì. Ecco, dicevi, no, che la vostra vita dopo la materia fisica si è morto tutto, no? Per cosa sei che le vostre divinità o dei che chiamate vivono nella sua spiritualità? Come che voi interpretate voi altri? Vivono ancora perché voi li avete fatti rivivere, collaborate e c'è un aiuto reciproco, certo. Voi non siete sottomessi. Sì, brava. Volevo sapere come mai che dopo voi altri si mortali di tutto fisico e tutto, mentre i vostri dei vivono. Te lo spiego, grazie. Allora, no, la domanda è buona e merita una spiegazione accurata. Allora, io ho detto questo. Ogni essere umano, ogni essere della natura, ogni verme, ogni virus, ogni albero è un Dio. Perché è un Dio? Perché a se stesso, cioè ciò che lo ha portato a nascere, somma la propria volontà e dice io esisto, io tento di costruirmi. I miei dèi sono le tensioni della vita. Sono quanto mi circonda, sono il bosco, sono gli alberi, sono le tensioni, cioè furia, vena, il mio modo di essere. Tutte queste entità sono degli dèi che esprimo attraverso me stesso. Cioè io mi faccio dèi. Ma ogni volta che io mi faccio Dio, da un lato alimento, non so, quando io mi faccio Venere, alimento Venere. Però Venere alimenta me. Io facendomi Dio, ogni volta che faccio un'azione, cioè quando devo arrabbiarmi mi faccio furia, quando devo costruire la vita mi faccio cerere, quando guardo il mondo mi faccio Giove, cioè ogni volta che faccio questo, nutro gli dèi e gli dèi nutrono me. Ma al lato della morte del corpo fisico, se io vivo determinando me stesso, dicendo io esisto, io devo costruirmi, io trasferisco la mia coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Per noi pagani la vita è un atto di costruzione di noi stessi. Se noi non costruiamo noi stessi, all'atto della morte del corpo fisico non resta niente, perché abbiamo rinunciato al nostro essere Dio. Ma se io vivo per sfida, vivo costruendomi, vivo determinandomi e vivo camminando insieme a tutto il mondo che mi circonda, io costruisco il mio corpo luminoso e costruisco la mia eternità. Per cui non è vero che io comunque muoio e non c'è nient'altro. Io comunque il mio corpo fisico muore, però il mio corpo luminoso dipende da tutte le scelte che ho fatto nella vita.
Se io ho vissuto mettendo in ginocchio persone, se ho vissuto arraffando, se ho vissuto rubando il futuro alle persone, io non ho più nessun futuro. Perché non ho, anziché sforzare me stesso per risolvere le contraddizioni della vita, ho usato delle altre persone per risolvere le contraddizioni della mia vita. Cioè, anziché io costruire il mio sapere, ho rubato il sapere di un'altra persona, magari l'ho pagata perché avevo ereditato 100 miliardi e gliel'ho comperato, però io non ho fatto gli sforzi per accumulare il sapere, per cui non ho fatto quegli sforzi che potevano portarmi a costruire il mio corpo luminoso, per cui non mi sono fatto Minerva, non mi sono fatto un Dio. Allora ho rinunciato a costruire me stesso, rinunciando a costruire me stesso, all'atto della morte del corpo fisico muore anche il mio campo luminoso, il mio campo di energia, e viene disperso. Ho rinunciato ad essere Dio, questo, che non è il Dio dei cristiani, cioè non è che Giove dice io sono il tuo padrone, confida in me, prega in me, vedrai che va tutto bene, col cavolo. No, anzi, Giove esiste in se stesso. Giove ha detto fa, io sono il più potente delle idee, mettetemi alla prova. Cioè, sfidatemi, cioè, questo è il concetto, era questo, cioè, no, sfidatemi. Ma io vi posso dimostrare quello che sono, mettetemi alla prova, siete voi che siete i miei giudici, cioè, nel senso che io faccio un'affermazione e siete voi che decidete come che io devo dimostrare a voi la mia capacità, la mia potenza. Dunque, altrimenti non valgo nulla. Agli dèi si parla con la lingua degli dèi. La lingua degli dèi è l'azione, per cui sono le nostre azioni che parlano, chiamano gli dèi e comunicano con gli dèi, non le nostre parole. E con le nostre parole parlo ai radioascoltatori, parlo con Francesco, parlo con le altre persone, ma il linguaggio per parlare agli dèi della vita sono le azioni determinano la nostra fusione con gli dèi, le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre determinazioni, tutto il nostro sentire, il nostro intuire, determina la costruzione del nostro corpo luminoso. Questo è il paganesimo. Il paganesimo è prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e manifestarla sistematicamente. Chiaramente qualche volta siamo più forti, qualche altra volta siamo più deboli, qualche volta ce la facciamo, qualche volta vinciamo, qualche volta ci arrendiamo, qualche volta falliamo, non è importante, l'importante è continuare. Questo sì, è no, ma poi una cosa che è fondamentale, che nel paganesimo non esistono punti fermi o non esistono punti che bloccano qualsiasi cosa. Allora, qual è la differenza appunto tra una religione rivelata o la scienza, tanto per dire, e il paganesimo? Che la scienza e la religione rivelata sono esperienze delle cose. Il paganesimo è conoscenza delle cose. Allora noi come pagani possiamo dire che, ad esempio, oggi l'acqua è H2O, domani è una ninfa, perché a noi appartiene la capacità del mutamento e di percepire che il mondo cambia, e cambia anche la nostra possibilità di comprendere il mondo. Ma quando passa da esperienza a conoscenza, e la conoscenza delle cose, del mondo, della vita e di quello che noi saremo o di quello che possiamo fare appartiene soltanto alla nostra conoscenza. Cioè non è che se io ti dico lavora, come dice Claudio, per il tuo corpo luminoso, perché hai ascoltato la mia parola, potrai avere l'esperienza della parola che ti viene detta, ma non avrai la conoscenza di cosa si fa per diventare, avere il corpo luminoso. Sì. Questo, cioè, è quello che è fondamentale. Di conseguenza io ti posso dire... Sì. Io, Claudio? Sì? Tom, ciao. Ieri penso che si deve parlare il paganesimo. Vi dico che l'altro giorno... Radio Maria, padre Livio, eh? E gli ha detto che bisogna imparare da altri, sì, così, pagani, sì. Perché bisogna costruirsi. Ah, sì? Queste parole le ha dette l'altro mattina, padre Livio, Radio Maria. Ah, va bene. Ecco, allora una bella notizia. Va buono. Grazie. Prego. Ciao. Ecco, e bisogna dire qualche volta che ascoltassi, perché c'è da ridere e anche da criticare e anche qualche volta in yoga. Va bene. Grazie. Prego. Ciao, ciao. Grazie. No, è divertentissimo, perché in effetti, se ci pensi bene, non potrebbero mai dire una cosa diversa da questa. Sì. Cioè, però è interessante la radioascoltatrice che ha collegato le due cose, questo è importantissimo. Cioè, non potrebbero mai dire una cosa diversa, no? E dopo che ci hanno dato la caccia per 3 anni, ci hanno perseguitato circa per 3 anni, in effetti hanno capito che qua qualcosa non gli funziona più, se è meglio chi ne ascolta anche loro, anche perché vi dirò una cosa fra noi, qua che c'è un sacco di preti che stanno ascoltando, ogni tanto ne mando a quel paese qualcuno, ma in effetti non potrebbero fare diversamente. Sì, ma difatti se vogliono
quel paese. No, cara. Ascolta, ti racconto una cosa che ti farà divertire. Sì. Tanti anni fa, tu sai che la zona mia era zona dei cimiteri, ma cimiteri proprio pagani, perché la chiesa parrocchiale di Ogni Santi, originale è soltanto l'altare, ma era in origine, era una chiesa pagana, insomma in tutti i modi. Un giorno hanno fatto dei scavi lungo la strada, adesso non ti so dire se per i scavi, per le fognature o qualche cosa, e proprio lungo, il filo, lungo la mia la strada, proprio lungo il filo della mia casa. Dopo ho sentito un rumore, un megafono, mi sono affacciato, ho detto che cosa è successo. Signora dice, se ha la lavatrice attaccata o qualsiasi rumore, per piacere no, cerchi di non far troppi rumori, perché per il terreno dice che non deve. Ma che cosa è successo? Sono andata giù. Proprio tu sai che c'è scalino, sì. E poi c'era. Insomma, proprio sotto il mio scalino hanno trovato una bara antichissima, un sarcofago. E adesso dove è andato quel sarcofago? Allora sono andata giù, sono un po' curiosa, ma cosa è? La signora dice, qui c'è il cimitero pagano, non abbiamo mai trovato nessun reperto tanto ben conservato, proprio questo sarcofago è proprio tanto ben conservato che cercheremo di portarlo via nel museo, insomma per questo cerchiamo di non fare... di non fare troppi movimenti sul terreno, infatti hanno proibito di passare anche le macchine e tutto è venuto fuori, tutto sarà stato. Tanti saluti a voi altri. Grazie. Ciao. Ciao. Sì. Un attimo. No, io volevo... ringraziamo la mamma Marusca per la telefonata. No, ma anche per il bel racconto del guardiano, sì. Che nonostante che lei non sapesse che esistesse un guardiano, questo guardiano non ne aveva cura di lei, cioè nel senso, ma questo è il comportamento tipico di ogni divinità pagana, cioè nel senso che una divinità pagana non ha bisogno della devozione o non ha bisogno che di essere reverita. Pronto? Perché agisca a tuo favore. Ti parla? Sì? Dimmi. Sono in ascolto? Sì, certo, sei anche in diretta. Ecco, io volevo dire alla mamma Marusca che la vada andare via il culo. Ma vaffanculo tu, stronzo. È uno grandissimo stronzo, va bene. Sì, ecco, un ascoltatore, mentre che ho preso in privato, mi ha chiesto che, secondo lui, non sempre l'azione è bene farla, perché stavolta l'intenzione nasconde la menzogna o un intento occulto. Beh, io dico che anche l'intento occulto, la menzogna o l'inganno fa parte della vita, di conseguenza dobbiamo anche agire certe volte con inganno, sì? Con astuzia. Io non ho la radio vicino, vi faccio una domanda e poi metto giù... Va bene. Io volevo sapere, se una persona, una donna in particolare... fa un aborto nella vostra religione, chiamiamolo, nel vostro pensiero, sì. Che genere di conseguenze di punizione? Ma ti rispondo volentieri. Ma dammi il tempo di arrivare. Sì. Hai capito la domanda? Sì, sì, nella religione cristiana commette un peccato. Io volevo sapere nella vostra va bene. Va bene? Va benissimo. Okay. Grazie, ciao. Nemmeno che diamo il tempo di arrivare alla radio, volevo confinare una cosa. Sì. Non prendo telefonate, rispondere a questo è importante. Sì, ecco, ci sono alcuni racconti mitologici in cui vengono offerte dei sacrifici o delle offerte alla divinità solo con il pretesto poi di catturare questa divinità. No, allora se vuoi dare una risposta, Claudio. Sì, la diamo velocissima perché è arrivato Mario e non prendo più telefonate. Allora, nel paganesimo l'aborto non è altro che un atto di determinazione soggettiva della donna. Cioè la donna ha il diritto di abortire, per noi anche oltre il terzo mese, qualora lei ritenga che ci siano delle condizioni per cui non può mantenere il figlio, cioè, per i casi suoi, anche perché lei gli spizza questo, cioè, per cui
L'aborto non è altro che un atto legittimo fatto dalla donna per costruire il futuro. D'altronde, se i figli devono nascere, è bene che i genitori sappiano che quello è un lavoro che devono fare bene perché è un contributo al sistema sociale. Per cui il diritto di aborto non è semplicemente un diritto perché lo riconosce la legge, ma è il diritto di autodeterminazione della donna. Dopodiché l'uomo, questo il diritto di avere figli, se lo conquista facendosi venere. Chiudi, Francesco. Ecco, io voglio chiudo velocemente e ricordo domani sera, venerdì 24 settembre, ore 20:30, biblioteca di Crespano del Grappa, Treviso, in piazza San Marco, conferenza. Ricordiamo i nostri antichi padri pagani. Cenni sulla religiosità dei popoli preindoeuropei, relatore il professor Silvano Lorenzoni, organizza studi veneti e l'ingresso è libero. Sarò presente anch'io perché mi hanno invitato a fare una piccola introduzione, perciò gli ascoltatori che al limite volessero incontrarmi, chiacchierare, mi troveranno lì a Crespano del Grappa domani sera. Un'altra cosa solo, i cristiani sono contro l'aborto perché loro vogliono schiavi per il loro Dio, vogliono mettere persone in ginocchio, solo per questo, per nessun altro motivo, perché non esiste nessuna condizione morale. L'aborto appartiene alla decisione della donna. Chiaramente abortire è sempre un trauma, esistono migliaia di altri atti, altre strategie da fare prima, però se uno vive in quelle condizioni ha il diritto di scegliere. Grazie per l'ascolto, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ci sentiamo alle ore 19 con la seconda parte. Grazie ancora.